Allora, la Tamirian con 14.975 va al comando, 14.975, quindi scivola ulteriormente la Pavlova, va in terza posizione. Al momento di Alina Kotic, medaglia d'argento alla trave. E lei entra invece con una diagonale acrobatica un po' differente dalle altre, ribaltata doppio avanti. Vede anche la serie di avvitamenti, ricordiamo che il doppio avanti è una difficoltà, è molto alta e prende il nome dalla Podkopaeva, la ginnasta che per prima ha effettuato questa grandissima difficoltà a corpo libero. Da 1,5 va fuori e ha cercato di rimediare, ma ha appoggiato la gamba fuori. Doppio avvitamento. Un po' lenta rispetto alla musica. Vediamo l'ultima parte. Potrebbe essere, anziché doppio calcio, scelto da tante ginnaste, doppio avvitamento e mezzo per terminare con la D prevista per evitare di prendere qualche decimo in meno, se è una C, 2 decimi di meno, è comunque chiuso per come prevede il codice con la sua D, doppio avvitamento e mezzo di finale. Una finale che veramente sta, non dico deludendo Carmine, però la verità è che qui vediamo posa delle mani, anzi delle unghie molto lunghe, non vuole essere una battuta, ma è anche, ecco, quando va a appoggiare le mani deve stare molto attenta perché rischia. Eh sì, un po' per tutti gli attrezzi, un'unghia un po' lunga può essere un po' un ostacolo alla trave, alle parallele. Siamo nella fase del salto dietro con avvitamento, poi salto avanti, questo invece è fuori, sembra che lo voglia togliere immediatamente, però dall'altra sfaratura abbiamo visto che ha appoggiato nettamente e adesso si va nel salto dietro con doppio avvitamento e mezzo. Allora la Kosice ottiene 14,60.